Il momento fondamentale ha riguardato l'assunzione a tempo indeterminato di 462 operatori nella Sanitas Service, società in-house della ASL Bari, attraverso un avviso pubblico che ha permesso il transito di 231 autisti soccorritori categoria C e 231 soccorritori categoria B dalle vecchie associazioni di volontariato al nuovo datore di lavoro unico nella nuova gestione centralizzata di ambulanze e autisti e soccorritori. È stata una decisione politica che abbiamo fermamente perseguito. Nessuno pensava che ci saremmo riusciti. Invece abbiamo realizzato questa rivoluzione del 118 che probabilmente ora è la migliore d'Italia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Rendere stabili i rapporti di lavoro nel 118 di tutta la Puglia è stato una sfida importante che ha previsto anche un investimento molto rilevante perché abbiamo rinnovato tutto il parco di tutte le ambulanze della Puglia che oggi sono le più moderne d'Italia e soprattutto abbiamo a disposizione personale ad altissima professionalità che finalmente ha una stabilità di lavoro che consente diciamo, quella tranquillità che è necessaria per affrontare un compito così difficile. Perché capirete che questi ragazzi e queste ragazze sono per le nostre strade con rischi anche per la loro incolumità, sia perché devono intervenire in velocità, sia perché spesso e volentieri arrivano in luoghi dove c'è una tensione dovuta all'infortunio, dovuta alla situazione specifica dei pazienti. I 462 nuovi assunti comporranno gli equipaggi assieme ai 282 infermieri e 98 medici in organico al coordinamento 118 della ASL Bari, dove operano altri 3 medici, un coordinatore caposala e 8 infermieri, oltre ai 64 autisti in servizio sulle 12 automediche e altre 10 nuove sono in arrivo entro il prossimo mese di ottobre e sull'ambulanza dell'aeroporto Carol Wojtyla che entrerà nel nuovo sistema dal 1 luglio per un totale di 906 operatori, l'assessore regionale della sanità Rocco Palese. Un giorno importantissimo, c'è un grande investimento, uno dei più importanti sulla sanità regionale, c'è il servizio di emergenza urgenza, è veramente una grande ricchezza, ha un grande afflato, una grande rispondenza anche da parte dell'opinione pubblica perché salva vite, è estremamente efficiente ed è ovvio c'è che non solo si arricchisce di ulteriori mezzi con le ambulanze, ma soprattutto dando stabilità al sistema, alle persone che ci lavorano, che acquisiscono, cioè, ulteriore professionalità e ulteriore stimolo. Cioè, quindi si va in un contesto generalizzato, cioè, di rafforzamento del sistema. Da oggi quindi ambulanze in strada e operatori a bordo, pronti come sempre ad intervenire ad ogni chiamata in arrivo dal 118 verso le 41 postazioni distribuite sul territorio di Bari e provincia. Una piccola rivoluzione che riscrive la storia del servizio di emergenza territoriale. Il direttore generale della ASL, Sangue Dolce. Ci sono due notizie importanti. La prima è che abbiamo da domani su strada le nuove ambulanze che sono state acquisite dall'ASL Bari e dalla Sanità Service, che sono 55 nuovi mezzi di soccorso avanzati con tutte le moderne tecnologie. Ma più importante è che da domani, 1 giugno, i 262 autisti e autisti soccorritori che fino ad oggi sono nell'associazione di volontariato passano a tempo indeterminato come lavoratori della Sanità Service ASL Bari.